Con Elisa Mascia, autrice e attrice dello spettacolo Più della mia vita, a Roma, Teatro Trastevere, 1 e 2 febbraio 2020. Elisa, ben trovata. Ciao, salve a tutti. Lo presenti? Sì, innanzitutto vi ringrazio per questa, naturalmente per questa opportunità che ci date di, insomma, di parlare del nostro spettacolo. L'idea di questo spettacolo nasce diversi anni fa, più di 10 anni fa, in seguito a un'intervista che raccolsi a una delle ultime ex infermiere dell'ex manicomio di Roma, Santa Maria della Pietà, per scriverne la biografia. E lei mi raccontò la storia di tante donne rinchiuse in manicomio che venivano lì abbandonate, in genere dai mariti, se non dalla famiglia, comunque insomma, soprattutto dai mariti che magari volevano liberarsene perché, o perché avevano l'amante oppure perché non corrispondevano ai canoni dei ruoli femminili, soprattutto durante il fascismo, ad esempio. E quindi insomma, mi ha raccontato la storia di tutte queste donne. Mi hanno ispirato questa storia che in particolar modo parla di due donne degli anni 50, ambientato a Testaccio a Roma, al quartiere romano, e che raccontano nella prima parte un po' la loro vita e il loro rapporto con una con il padre, quindi con gli loro uomini della loro vita, e l'altra con il marito, rapporti un po' di sudditanza e diciamo padre-padrone. E diciamo del modo attraverso cui cercano di sfuggire a questa sofferenza e a questo dolore, un modo molto particolare che riescono a trovare nella malattia, diciamo. E quindi è una fuga, tra virgolette, molto molto particolare che le porta poi in manicomio, ecco. Su quali elementi hai voluto incentrarlo? In particolar modo il tema che mi sta molto a cuore e che riguarda in questo testo le donne, ma riguarda tutte le persone, tutti gli esseri umani, è il rispetto per la propria vita, cioè il fatto di comunque imparare ad ascoltare se stessi, ad ascoltarsi, ad ascoltare i propri desideri, le proprie emozioni e darsi spazio per poter condurre una vita felice. E diciamo che questa condizione, questa capacità, in particolar modo per le donne è stata abbastanza castrata per motivi culturali, per motivi religiosi, sociali, eccetera, nel corso del tempo. E appunto in questo testo, che è ambientato negli anni 50, si parla proprio di un periodo molto particolare che è un po' il passaggio tra quest'epoca in cui la donna veniva considerata in un certo modo, aveva dei ruoli ben precisi, ad un altro in cui invece c'è appunto col 68, gli anni 70, un po' la rivoluzione, quindi il fatto che la donna comincia a prendere coscienza di se stessa. Quindi diciamo che è un po' un inno alla vita, nel senso del prendersi cura di sé, di imparare ad ascoltarsi, in questo modo poter imparare anche ad ascoltare gli altri. Come avete pensato la messa in scena? La regista, che è Gabriella Praticò, che è di grande esperienza, di grande anche sensibilità, ha voluto far risaltare il testo, che è un testo molto basato sulle tensioni, i silenzi, molto diciamo interiore, quindi è una rappresentazione molto scarna e essenziale, ecco, direi, che dà risalto proprio alle emozioni, ai sentimenti, all'intensità. Ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Sicuramente, allora, su Facebook si può consultare la Susta Production, che è appunto la produzione che si è occupata di questo spettacolo, dove ci sono tutte le informazioni che riguardano lo spettacolo, che ci sarà appunto l'1 e 2 febbraio al Teatro Trastevere, sabato alle ore 21, la domenica due repliche, una alle 19 e una alle 21. L'altra associazione di cui facciamo parte, io cito anche l'altra attrice, Lucia Ciardo, poi Gabriella Praticò, che è la regista, e Gigi Ralla è l'altro attore. L'altra associazione che si occupa di questo spettacolo è Teatro Oltre, ed è questa associazione appunto che si occupa di teatro e musica da tanti anni, di cui facciamo parte io e Lucia Ciardo. Più della mia vita a Roma, Teatro Trastevere, 1 e 2 febbraio 2020, un saluto e un ringraziamento all'autrice e attrice Elisa Mascia. Un abbraccio e in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi e a presto.